Sono molto orgogliosa di poter partecipare alle Olimpiadi, ma oltre a rappresentare l'Italia, rappresentare anche Roma. Ci siamo allenati sempre a Roma, all'unico impianto dello stadio del pattinaggio delle Tre Fontane, dove c'è stato proprio un grande percorso storico. Lì Francesca ha iniziato, ha mosso i primi passi, all'età di 14 mesi già voleva mettere i pattini, quelli giocattolo. E da lì è stato un continuum fino ad oggi. È stata per noi una scommessa perché lei, come sapete, non viene dal pattinaggio su ghiaccio ma dal pattinaggio a rotelle. Però noi abbiamo visto la determinazione, abbiamo visto una persona che veramente avrebbe fatto bene e abbiamo scommesso su di lei. Riccardo Viola, presidente del CONI regionale Lazio, presente qui alla presentazione, o meglio al saluto del Campidoglio e del CONI naturalmente, a Francesca Lollobrigida che si appresta a partire per Sochi. Una grande soddisfazione vedere una romana che si cimenta sui 3.000 metri al ghiaccio. Ma io credo che la grande soddisfazione sia soprattutto nei confronti di Francesca, perché oggi io riconsegno la medaglia d'oro al valore sportivo per il 2012 per quello che ha conquistato con l'oghe e pattinaggio. Allora pensare che una ragazza nel 2012 ha conquistato i titoli mondiali, nel 2013 conquista i titoli mondiali, nel 2014 rappresenta la regione, una delle due rappresentanti di questa regione che va alle Olimpiadi, credo che sia un motivo di grande soddisfazione. Ci stavo pensando, quella strada facendo, dicendo Francesca però in termini di discipline sportive è sfortunata, perché proviene da una disciplina sportiva che ha avuto grandi problemi dal punto di vista dell'impiantistica. Il pattinaggio a rotelle? Il pattinaggio a rotelle, perché non abbiamo tutti così, non abbiamo un impianto indoor, tutto quanto si cimenta in un'altra disciplina dove da questo punto di vista siamo carenti, però vuol dire che c'è tanta forza da parte sua. Oggi idealmente la città di Roma, con in capo il sindaco Marino, la abbraccia nell'imminente sua partenza per quella che insomma nella vita di ogni atleta rappresenta il palcoscenico più importante sul quale recitare. Ritenevamo giusto, essendo la Lollobrigida romana, come lo è anche un altro atleta dell'esercito, la Marsaglia sciatrice, insomma sono le uniche due romane che si apprestano a vivere le Olimpiadi di Sochi, ci sembrava giusto salutarle nella giusta maniera. Svetlana Celli, presidente della Commissione Sport del Comune di Roma, qui per dare un saluto in bocca al lupo a Francesca Lollobrigida. Bella soddisfazione per voi, per noi, per tutti i romani? Ma io penso che sia veramente una cosa importantissima questa, quindi le istituzioni sono vicine a Francesca Lollobrigida in questa grandissima avventura, una portabandiera di Roma Capitale, quindi ben venga che ovviamente noi siamo qui per farle il più grande augurio, ma ben venga che per lei sia una grande avventura, questa è la cosa importante, quindi Roma Capitale a fianco ovviamente a Francesca Lollobrigida. Ed ecco la protagonista di questa presentazione, l'atleta che tra poco partirà per Sochi, per le Olimpiadi invernali in Russia, per difendere i colori italiani nel pattinaggio veloce. Francesca Lollobrigida, classe 1991, romana, finalmente un'atleta romana che si cimenta. Sì, sono molto orgogliosa di poter partecipare alle Olimpiadi, ma oltre a rappresentare l'Italia, rappresentare anche Roma. Perché negli sport invernali non è molto adatta. Roma non è adatta per gli sport invernali, se non sbaglio lei proviene dal pattinaggio a rotelle, visto che a Roma non c'erano impianti è passata al pattinaggio su ghiaccio veloce, però a Roma non ci sono ugualmente impianti. No, io infatti sono campionessa mondiale sulle rotelle, mi alleno qui alle Tre Fontane, all'Eur, e grazie all'aeronautica che ha voluto investire su di me mi sono dedicata completamente al ghiaccio e mi sono guadagnata la qualifica olimpica. Se non ricordo male, il record è 4.07 e qualche altra cosa? È 4.05. Ah. 4.05 e quanti secondi? È 4.05 e 4. E 4, questo, che tempo cercherà di realizzare a Sochi?
Cercherò di ripetere il 4.05 e possibilmente anche di andare sotto al 4.05. La pista non è veloce come quella in cui ho fatto il record, ma Sochi non ho provato il ghiaccio, quindi può darsi pure che sarà abbastanza veloce. Con 4.05 che posizione di classifica potrà raggiungere? È difficile da dire, perché comunque il giorno della gara le avversarie saranno agguerrite, come lo sarò anch'io, quindi è una gara contro il tempo, quindi è un terno all'otto. Le conosce le avversarie? Le ha viste già? Si è cimentata con loro? Sì, le avversarie comunque sono sempre le stesse delle coppe del mondo e so già cosa aspettarmi, però è comunque difficile. Un atleta che milita nell'aeronautica militare. Noi siamo in compagnia del generale Claudio Salerno, che è il presidente delle varie attività sportive. Come avete fatto a costruire questa Francesca, generale? È stata una scommessa. È stata per noi una scommessa perché lei, come sapete, non viene dal pattinaggio su ghiaccio, ma dal pattinaggio a rotelle. Però noi abbiamo visto la determinazione, abbiamo visto una persona che veramente avrebbe fatto bene e abbiamo scommesso su di lei. L'aeronautica è veramente contenta dei grandi successi che sta avendo. Poi è una romana, insomma, campionessa italiana sui 3000 metri. Con quale prospettive parte per Sochi? Beh, per scaramanzia non lo diciamo, però noi poniamo veramente grande attenzione su di lei. È una romana ed è cosa strana, perché chiaramente 91. Sì, giovanissima e peraltro romana, e quindi non usa, perché insomma gli atleti romani negli sport invernali se ne vedono veramente pochi, e quindi fra tanti che parlano dei dialetti differenti dal nostro, ecco, ci sarà anche qualcuno che parlerà romano. L'aeronautica come l'assiste e come soprattutto la incita? No, l'aeronautica ha investito su di me, perché io sono una campionessa mondiale di rotelle e sul ghiaccio gli avevo promesso che mi sarei guadagnata la qualifica olimpica. Loro hanno voluto credere in me e hanno fatto bene, e li ringrazio per questo. Quando partirà e quanto si tratterrà a Sochi? Io partirò domani, ho il volo alle 9 e il volo di ritorno è il 21, perché quindi sarà tutto il periodo? Sì, perché io sono prima riserva nei 5000 metri e la gara si terrà il 19, e solo il giorno prima potrò sapere se parteciperò o meno. Preoccupata per Sochi, per quello che si vede, se accade o no? Sì, comunque le notizie arrivano anche a noi, soltanto che spero che nel villaggio olimpico la protezione e la sicurezza sia al massimo. Tanta emozione e soprattutto tanta curiosità, visto che è così giovane. Sì, oltre al fatto di essere giovane sono contenta che è la mia prima Olimpiade, e quindi cercherò di godermi tutto. Senta, sembra quasi una contraddizione, voi siete dell'aeronautica, lei corre sul ghiaccio. Beh no, non è tanto questo, anche perché noi siamo tornati negli sport invernali non solo con il pattinaggio ma anche con il bob. Noi abbiamo una grande tradizione, ricordo Monti, Frigo, quindi una grande tradizione negli sport invernali, specialmente quegli sport invernali molto vicini e contigui alla velocità, che insomma sta nel nostro DNA. Accompagnerà qualcuno di voi Francesca Sochi? Sì, ci sarà il capo sezione, il tenente colonnello Lo Iudice, che sarà su a Sochi. Tra i tanti personaggi certamente non poteva mancare un personaggio di natura familiare, il papà Maurizio Lollobrigida, il papà di Francesca. Come è nata questa passione di Francesca? L'avete obbligata da piccola ad andare sui pattini a rotelle? L'avete minacciata? È lo sport che avete scelto voi per lei? No, diciamo che c'è una tradizione di famiglia, perché io ho fatto pattinaggio velocità su rotelle agonistico, non ho potuto farlo quello su ghiaccio perché non ce n'erano i mezzi economici e anche diciamo le opportunità, però la mia tradizione è quella di essere stato un primatista mondiale, campione europeo. A Roma? Lei opera a Roma, cioè si allenava a Roma o è stato costretto pure lei ad andare fuori? No, ci allenava a Roma, ci siamo allenati sempre a Roma all'unico impianto dello stadio del pattinaggio delle Tre Fontane.
dove c'è stato proprio un grande percorso storico. Lì Francesca ha iniziato, ha mosso i primi passi, all'età di 14 mesi già voleva mettere i pattini, quelli giocattolo, e da lì è stato un continuum fino ad oggi. Il passaggio dalle rotelle al ghiaccio è venuto successivamente alle Olimpiadi di Torino, dove un mio avversario, il Poglio San Fratello, passato al ghiaccio, vinse la medaglia d'oro nell'inseguimento, e io ho detto a Francesca: perché non proviamo? Insieme a lei c'è stata anche la sorella, e dal 2006 che facciamo avanti e indietro con Trento. È entrata poi nelle squadre nazionali e insieme alla Federazione Ghiaccio si è iniziato un percorso di condivisione. Quest'anno ha avuto il supporto dell'Aeronautica Militare, che l'ha fatta entrare nel gruppo sportivo, per cui si è potuta pianificare anche in modo un po' più professionale tutta questa avventura. L'obiettivo era qualificarsi. Adesso abbiamo una sfida, la distanza, il primo e il secondo posto sono irraggiungibili, però dalla terza alla quinta piazza ci sono pochi 2 secondi di differenza, che nell'arco di 3 minuti, 4 minuti e poco più di gara possono essere recuperati. L'allena lei, Francesco? L'ha seguita lei come allenatore? Diciamo, prima che entrasse veramente nel gruppo sportivo dell'Aeronautica. Diciamo, gli faccio tuttora da mentore, diciamo, il contatto diretto quando sta magari a Roma e cose c'è, per diciamo incompatibilità di stare su due spazi contemporaneamente, perché non è il lavoro mio primario poter seguire. Io insegno a scuola, adesso sto facendo un dottorato di ricerca, per cui sono impegnato, non posso dedicarmi a seguirla. Però con la fiducia che uno ha con i tecnici, con la fiducia che uno ha con l'aeronautica militare, i tecnici del gruppo sportivo, si riesce a collaborare. Una ragazza giovanissima del 1991, ha un record italiano di 4.05 e 4 secondi sui 3.000 metri sul ghiaccio. È passata dal pattinaggio a rotelle al pattinaggio sul ghiaccio perché a Roma non c'erano impianti. Ma finalmente invece so che lei si allena adesso a Roma, so che si allena appunto nelle piste dell'Axel a Tor di Quinto, quindi abbiamo fatto in modo che Francesca Lollobrigida abbia quindi questo impianto per potersi allenare. So che appunto, come ha detto lei, non è solo fortissima nel speed skating ma anche nel pattinaggio a rotelle. Ben venga, perché tutti i bambini, dai più piccoli ai più grandi, abbiano poi queste grandi soddisfazioni per arrivare magari, perché no, alle Olimpiadi Invernali di Sochi. Nonostante non ci siano impianti adatti, Francesca proviene dal pattinaggio a rotelle, eppur tuttavia è diventata campionessa italiana sui 3.000 metri di velocità. Quanto sente la mancanza di impianti a Roma, di ogni genere, a parte chiaramente quelli di pattinaggio, anche dallo stadio coperto da atletica, eccetera? Ma allora, sicuramente per quanto riguarda il pattinaggio si potrebbe fare molto di più. Una città come Roma, io credo che meriti un'attenzione anche a questa disciplina, perché oggettivamente lo si potrebbe fare. Per quanto riguarda l'impiantistica in genere, io non credo che si possa dire che la città di Roma sia carente di impianti, onestamente. Però ci sono impianti coperti. Ci sono alcune discipline e tipologie di impianti che oggettivamente mancano. La pista d'atletica al coperto sicuramente è una, ma penso anche a un velodromo. Dopo, insomma, ce ne sono stati due a Roma, finiti male. Però io credo che un velodromo olimpico, insomma, una città come Roma, capitale del nostro paese, lo debba avere. Per cui, più che di una carenza di impianti, io credo che ci debba essere, anzi c'è la necessità di saper garantire un governo nel senso di sistema dell'impiantistica sportiva, per evitare innanzitutto cattedrali nel deserto, in secondo luogo impianti che effettivamente siano utili per la città e per il territorio, e terzo ma non ultimo, anzi io lo anteporrei a tutto, degli impianti che siano in piedi dal punto di vista dei piani economici gestionali. Generalmente noi partiamo dai grandi progetti, salvo poi renderci conto a distanza di anni che quei progetti dal punto di vista dei piani economici gestionali non stavano in piedi. Senta.
Marta Svedrana, approfittiamo della situazione, visto quello che sta succedendo a Roma in queste ore, in questi giorni. Molti circoli sportivi sono completamente sott'acqua. Vi chiedono aiuto, che cosa farete? Sicuramente l'emergenza acqua questi giorni è veramente qualcosa di incredibile. Noi siamo ovviamente con la Protezione Civile, tutti quanti con il Sindaco e l'Assessore Masini ai Lavori Pubblici, siamo tutti sotto assedio. Siamo vicini e cerchiamo in qualche modo di capire dove effettivamente ci sono le priorità da andare, ovviamente da andare a verificare e aiutare a sostenere, perché ovviamente la priorità oggi è abitativa, oggi è emergenziale, oltre che quindi dobbiamo sostenere lo sport, ma in questi momenti un pochino più di difficoltà li troviamo. Soltanto due atleti romani vanno a Sochi, che prospettive hanno? Non dipende da lei saperlo, però. No, perché questo è un quesito che dovreste porre al CONI, in questo caso anche alla Federazione Sport Invernale e Federazione Sport Ghiaccio. Solo due atleti romani, parliamo delle Olimpiadi Invernali, insomma, poi sicuramente ci rifacciamo sulle estive. Buongiorno, qual è l'appuntamento per seguire Francesca? L'appuntamento è domenica 9 alle 12.30 inizia la gara. Bisognerà poi vedere nel programma, perché scorrono in 24, bisogna vedere in che turno sarà.